Prima di tutto vi racconto però una storia. Avevo il mio dio davanti, mi disse: tieni questo mazzo di carte. Ora ti mostrerò, caro Stefano, un effetto per farti capire il grado di potere nei confronti delle carte che tu imparerai quando entrerai qui dentro al nostro tempio. Ok, mescolo le carte. Io prima controllai che era un mazzo regolare, regolarissimo, normalissimo. Mescola, ok? Quindi non c'è nessun ordine, io conoscevo tutte le tecniche negli arcani, ho detto, fa mescolare. Vabbè. Scegli una carta, scegli una carta. Quella che voglio, 10 di cuori, potrò scegliere qualsiasi carta, ma ho scelto 10 di cuori. Bene, ora mescola le carte. Ancora? Sì, sì. Beh, qua ragazzi, vi dico che la situazione era già magica, perché io non avevo nessun controllo, cioè io mescolavo. Vabbè. Bene. Adesso hai mescolato? Sì, ho risposto sì. Adesso ascolti benissimo, mescolo ancora, se voglio fartelo difficile. Ora nomina un numero da 1 a 52. Io ho detto uno difficile, 19, molto farlo difficile. Scoli fino alla 19esima carta. No, aspetta, scusate, perché 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Questa è la 19esima carta. Bene, lasciala giù, la lasciai giù. Mi fece vedere che qui erano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 carte. Questa è veramente 19esima, tutto esaminabile. Com'era possibile ciò, ragazzi? Com'era possibile ciò? Questo Nicane Namba era fuori dal comune, mazzo mescolato, qualsiasi carta potevo dire, qualsiasi numero. Un giorno sarà in vendita questo mio Akan, l'Akan più bello del mondo.